Miguel Bosé ha postato un interessante articolo, del quale i punti più salienti sono i seguenti. Secondo la versione ufficiale, il cambiamento climatico è il problema più grande dell'umanità. Ma, in realtà, il problema non è il clima, ma gli psicopatici che provocano una catastrofe dopo l'altra. Se lo analizziamo, il modo in cui procedono le autorità sembra obbedire ad un piano elaborato, che si basa inizialmente sull'utilizzo di informazioni contraddittorie, fornite dalle diverse amministrazioni nei giorni e nelle ore precedenti la catastrofe. Questo tipo di informazioni genera dubbi, indecisioni, incertezze e confusione, poiché i soggetti stessi non sanno cosa aspettarsi. Una volta avvenuta la catastrofe, il passo successivo consiste nel rallentare gli aiuti da parte dello Stato. Questo è successo con la pandemia e altre catastrofi come incendi e alluvioni. Il terzo stadio sarebbe il rifiuto degli aiuti alle vittime, disprezzandoli o imponendo infiniti ostacoli burocratici, compresa la forza. Il pretesto è la sicurezza, precisamente quando le persone stanno morendo. Insomma, non vogliono testimoni e, soprattutto, hanno bisogno di morti. Tutto ciò è evidente nella catastrofe di Valencia, come è stato anche evidente negli ospedali e case di cura durante la pandemia. I morti, causati in gran parte dalla inazione e dagli ostacoli ufficiali, provocano lo shock emotivo necessario per intimidire, terrorizzare e immobilizzare la popolazione. E questo è il passo immediatamente precedente alla privazione dei diritti e alla restrizione delle libertà. La cosa più spaventosa di tutta questa situazione è che il modus operandi che abbiamo appena enunciato è un protocollo internazionale che si applica a tutti gli stati. Ricordiamo l'uragano Helene in Porto Rico nel 2018, gli incendi alle Hawaii, in California, o anche quelli in Asturias nel marzo 2023, e altre catastrofi, in cui non è stato consentito né l'aiuto né la presenza di testimoni. Esattamente come è successo con la strage della psicoinfopandemia.